Insomma, squalifica Erzan e dopo il resto dovremmo esserci tutti, insomma, a parte Martinelli e Blondet, che è rientrato questa settimana, ha fatto allenamento con noi, insomma. Cioè, però, insomma, non... cioè, sì. Come lo giudica Cooper? No, beh, ha fatto una settimana di allenamento, insomma, perciò io non sto a guardare questa cosa qua, io no. Cioè, non ho guardato neanche la classifica, nel senso la conosco, però non deve essere il nostro pensiero quello, assolutamente. Per me noi dobbiamo continuare su questa strada delle ultime due partite, andare a cercare di fare una prestazione degna di quello che merita questa partita, l'importanza di questa partita. Perciò dobbiamo andare con attenzione, con concentrazione, come abbiamo fatto domenica, come abbiamo fatto a Cremona, cercando di portare a casa il massimo. E poi dopo alla fine valuteremo quello che succede e quello che vediamo. Io non preferisco un avversario di un altro, non guardo questa cosa qua, tanto noi non conta niente, insomma, nel senso non conta, non dipende da noi. Da noi dipende solo la partita di Pavia, e noi dobbiamo guardare solo a quella partita lì. È stato un nostro peccato essere arrivato all'ultima partita di campionato e dover guardare il risultato degli altri. È un peccato, perché ci bastava avere un punto in più e potevamo pensare alla nostra prestazione. Se noi vincevamo eravamo a posto, così non è stato, e perciò noi dobbiamo fare comunque, l'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di vincere. Quello che abbiamo fatto domenica è più di così noi non potevamo fare, e poi guardiamo cosa fanno gli avversari e poi avremo tempo, due settimane, se in caso fosse, di vedere cosa possiamo fare. Però adesso, in questo momento, per me non dobbiamo staccarci troppo dal pensiero di fare la prestazione. Dobbiamo cercare di fare la prestazione e dare continuità a queste due partite. È certo che tutti li fanno per vedere, però noi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di vincere la partita. E noi quella dobbiamo concentrarci su quella, sugli altri non possiamo incidere, insomma, perciò pensiamo a fare questa, stiamo bene. Dopo Reggio eravamo, comunque dopo l'Albino Lefe e la Reggiana, eravamo veramente in difficoltà, perché avevamo visto una squadra che comunque ha patito un po' sia sul piano fisico che sul piano del psicologico. Invece ci siamo ripresi molto bene, la partita che Cremona ci ha fatto sicuramente molto bene sotto l'aspetto dell'autostima, quella di domenica altrettanto, vincendo così alla fine, e poi due partite vere. Partite con due squadre che volevano fare punti, perché si giocavano i playoff, e perciò sono state, a livello psicologico, a livello d'autostima, per noi sono state due partite importantissime. Perciò dobbiamo non mollare sotto questo aspetto qui. È una partita particolare, perché noi arriviamo con l'unico obbligo di vincere e basta. Loro già salvi, magari con una mente più rilassata, più liberi, potrebbero anche una partita spensierata, dove a volte sì, come hai citato tu prima, questo fattore qua può rendere alcune prestazioni anche, insomma, buone, positive. Noi siamo per forza carichi al massimo, perché dobbiamo vincere e basta, non abbiamo altre tappe. Di mese senza, si poteva andare oltre, fare di più, mettersi in salvo, o quantomeno fare una volata davanti agli altri, era possibile fare questo? Sì, sicuramente si può. Io penso che si possa sempre fare di più nella vita come nel calcio. Noi, cioè, abbiamo questi punti qua perché quello che abbiamo dimostrato sul campo, e per adesso sta a guardare i punti che avevamo uscito per strada, i punti che avevamo perso, è l'errore più grande, perché ci farebbe solo perdere l'attenzione rispetto al nostro obiettivo, che quello di fare la partita della vita. Andiamo a analizzare questo punto di vista. Io penso che nelle ultime partite abbiamo affrontato anche delle squadre di vertice, dove comunque anche loro non è che abbiano tirato molto in porta, dove le partite sono state molto equilibrate, dove non è che ti capita spesso 4-5 occasioni a partita, ma magari con squadre come la Cremonese o sul Tirol te ne capitano molto di meno, al di là di chi ci sia in campo. Non è che cambia. Sicuramente abbiamo fatto delle partite equilibrate con squadre forti, dove abbiamo tenuto testa, abbiamo tenuto bene il campo, dove non è magari sempre facile andare a controllare quello che è successo. Io ho avuto un infortunio muscolare dove si è creato tre volte la ricaduta nello stesso punto, quindi ho avuto un periodo che ho messo
messo alle spalle, dove per mesi me lo sono portato dietro. Adesso mi viene sinceramente da ridere, perché se sto ancora a pensare che mi posso far male l'ultima partita è un'assurdità, perché posso anche rompere, cioè nel senso non è che vado solo a pensare a quello che succederà l'ultima partita, se adesso sto bene, è una cosa che ho messo alle spalle, è passata. È un periodo che è durato da novembre fino ai primi di gennaio, febbraio, dove questo problema qua si è riproposto in sequenza nello stesso punto per 3-4 volte. Su Tirol a livello mentale siamo messi bene, perché è stata una vittoria che ha dato fiducia, ha dato morale e che insomma ha dato quella speranza di andare a qua via e salvarsi direttamente, perché se noi non avessimo vinto domenica all'ultimo minuto a questo punto saremmo già spacciati, tra virgolette. A livello fisico stiamo bene, perché siamo una squadra in salute che può correre per 90 minuti, l'abbiamo dimostrato nelle ultime partite, e quindi ci sono tutte le credenziali giuste per andare a